Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti hanno firmato questa mattina l'accordo che salva tutti i 279 lavoratori dello stabilimento Ideal Standard di Roccasecca in provincia di Frosinone. I lavoratori saranno progressivamente assunti da Saxagres, un'azienda specializzata nella produzione di porcellanato di alta qualità. Avevamo detto che avremmo fatto di tutto per salvaguardare le famiglie e ci siamo riusciti, ha commentato Zingaretti. Abbiamo vinto la sfida e adesso faremo di tutto per sostenere la nuova impresa del territorio che merita tutta la fiducia del sistema Lazio. La stazione Metro C di San Giovanni aprirà a fine marzo, inizio aprile. Lo ha annunciato oggi il presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefano, durante la riunione di commissione per l'esame del progetto di revisione della rete TPL di superficie. Stefano ha spiegato che con l'apertura della stazione San Giovanni i passeggeri passeranno da 50 a 100.000. Questo comporterà un risparmio di 300.000 km di trasporto bus che verranno reinvestiti nelle periferie del 5º, 6º e 7º municipio. Allo studio l'ipotesi di prolungare la linea 058 fino a Tor Vergata e Ponte Mammolo Rebibbia e di prevedere a Torbella Monaca e Ponte di Nona nuovi collegamenti con le ferrovie. Il Cinema America lascia San Cosimato e arriva nelle periferie romane. Dal porto di Ostia a Valle Aurelia fino a Tor Sapienza, i ragazzi dell'associazione guidati da Valerio Carocci abbandonano Trastevere e promettono 2.699 posti a sedere e 3 schermi cinematografici per un totale di 185 proiezioni a ingresso gratuito in aree non centrali di Roma. Un esito che arriva dopo la querel con il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo, che ha deciso di inserire Piazza San Cosimato nel bando dell'estate romana. Non si fa un bando su un'idea di altri, ha sottolineato Carocci. In ogni caso questa città aveva bisogno di un format che portasse il cinema in periferia. Gli agenti di polizia dei commissariati Prenestino e San Giovanni hanno arrestato stamani 14 persone appartenenti a un gruppo criminale che riforniva di cocaina e hashish le piazze dello spaccio di Roma, in particolare del Quarticciolo e di Centocelle, ma anche i più rinomati locali dei Parioli. Oltre all'attività di spaccio, è emersa dalle investigazioni la disponibilità di armi dell'organizzazione e un'attività estorsiva nei confronti degli acquirenti di ingenti quantitativi di cocaina, non in grado di onorare gli impegni presi. L'indagine era stata avviata a settembre 2015 dopo l'arresto di uno dei maggiori indagati che insieme a due suoi collaboratori gestiva una sala giochi a Centocelle. Con 34 voti a favore e 3 astenuti, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge per prorogare i termini di approvazione del piano territoriale paesistico. La scadenza entro la quale l'Aula dovrà deliberare il nuovo documento passa dall'attuale 14 febbraio 2018 al 14 febbraio 2019. Il lavoro sarà nelle mani del nuovo Consiglio regionale, ha spiegato l'assessore alle politiche del territorio Michele Civita. Speriamo sia il primo atto che verrà affrontato. Noi oggi lo proroghiamo per poi approvare nella prossima consiliatura lo strumento di tutela del paesaggio della nostra regione.